della riduzione delle emissioni, degli edifici, quindi a zero emissioni, è un'ambizione, sicuramente un obiettivo, non so, futuristico, ecco, la domanda potrebbe essere questa, di come vede il futuro, è fiducioso anche rispetto a quello che stiamo raccontando, quindi queste buone pratiche che ci sono anche in Italia, che si stanno moltiplicando. Personalmente penso sia fondamentale la corretta divulgazione e corretta e capillare pubblicizzazione di quelle che sono le procedure per permettere interventi di tipo performanti in termini di involucro, performanti in termini economici per l'investitore, ma soprattutto performanti in termini di ambiente. La conoscenza di questi aspetti e l'applicazione di questi temi è fondamentale, la capillare divulgazione e informativa ai cittadini, perché quello che abbiamo notato, soprattutto per esempio noi nel nostro territorio, è che a oggi molti i singoli cittadini non sanno che cosa significa una casa passiva, per cui manca l'informazione, ed è quello che sul quale noi puntiamo fortemente per andare a raggiungere più persone possibile e generare consapevolezza di quelle che sono le situazioni reali, applicando protocolli come quelli che noi promuoviamo e strade simili. Ovviamente questi sono protocolli che sono regolamenti, sono implementabili, sono migliorabili e in vista di quelli che sono gli obiettivi 2030-2050. Però la base fondamentale rimane l'informazione, che deve arrivare a più persone possibili partendo da quelli che sono la fonte di informazione per il cittadino, ovvero il tecnico di riferimento che ognuno ha. Bene, allora abbiamo la conclusione, parliamo di scenari futuri, quindi in tutti e tre i comuni, cosa vedete, cosa prospettate o a cosa state lavorando? Di come inizierà il nuovo anno dal punto di vista della sostenibilità. Noi, contrariamente ai colleghi, siamo addirittura d'arrivo, quindi in realtà quindi possiamo già fare un bilancio. Esatto, noi siamo in conclusione di mandato e quindi noi sicuramente abbiamo prospettive per costruire prospettive per un nuovo mandato. Il lavoro che adesso stiamo facendo, proseguendo tutto quello che è il percorso iniziato appunto da Monteveglio con la transizione, è quello di cercare di costruire all'interno della nostra comunità un nuovo sistema di governance, un meccanismo di ragionamento che sia basato su una visione sistemica e non su una visione per compartimenti stagni, che è quella che insomma quotidianamente ci troviamo generalmente ad affrontare, e cioè ognuno che tendenzialmente, ogni categoria economica, ogni categoria associativa, ognuno degli attori, degli stakeholder del territorio tendenzialmente ragionano in maniera molto limitata a quello che è famoso orticello, il metro quadro davanti alla bottega. E in realtà il meccanismo che noi oggi stiamo cercando di costruire, lo stiamo facendo con un percorso sempre legato al progetto che si chiama Municipalities in Transition, è quello di analizzare il punto di partenza, analizzare la situazione nella quale ci troviamo a livello di comunità e innescare dei meccanismi positivi affinché i processi virtuosi emergano e entrino all'interno di un sistema che tutto quanto insieme genera dei cambiamenti positivi a livello ovviamente locale. Quindi questa è l'azione che noi oggi stiamo portando avanti. È ovvio che è una sfida impegnativa, nel senso che mettere e cambiare a livello culturale chi ha sempre fatto in un determinato modo e spiegargli che a fare le cose insieme probabilmente il risultato non è immediato, ma se cresce una comunità, si cresce tutti quanti insieme, è una sfida complessa, però è una sfida che è gratificante e soprattutto è l'unica soluzione possibile, perché non ci sono tante altre strade. Quindi a oggi al centro, ad esempio, del mio agire, che ho sotto di me tutto il mondo produttivo, quindi agricoltura, commercio, attività produttive, quindi non solo l'innovazione e la valorizzazione del territorio, c'è questo, cioè iniziamo a ragionare come un sistema e iniziamo tutti quanti a applicare nel nostro quotidiano un cambiamento che però diventi per tutti quanti e non solo per noi stessi. Bene, assessore, quindi l'approccio è win-win, o vinciamo tutti o non vince nessuno, cioè bisogna insistere su questo
Ecco, come allora per il 2019 che cosa vogliamo augurarci? Per il 2019 vogliamo augurarci che molti, per limitatamente chiaramente all'ambito locale nel quale noi riusciremo ad agire con questo tipologia di intervento, possa portare ad un miglioramento della qualità di vita locale agendo sui singoli involucri e di conseguenza un miglioramento della vivibilità ambientale, consapevoli che quello che il cittadino viene a risparmiare in termini di contributi versati al comune è un investimento esigibile nel medio lungo termine, applicato sull'edificio stesso nel quale lui poi andrà ad abitare. Quindi l'efficienza, il risultato dell'efficienza lo andrà ad investire su quello che è il suo comfort abitativo. Ad oggi, essendo appena partito questo progetto, noi abbiamo riscontro di alcune richieste di informazione attraverso l'ufficio tecnico, per cui cittadini che cominciano a essere interessati, e noi continueremo su questa strada a cercare di informare con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita, qualità di vita ambientale e del mondo. Quello è l'obiettivo numero uno. Sì.